Una seconda parte del mese di luglio intensa per gli elite under 23 in Toscana, con 8 gare in 15 giorni. Dopo Mastro Marco ed il Giro del Casentino, terzo impegno con il classico circuito della Valle del Resco a Vaggio di Reggello, giunto alla sua 47esima edizione. Un cordiale saluto da questa località al confine tra le province di Firenze e di Arezzo per una gara che viene organizzata dal team Valdarno Cima Berna con l'apporto del comitato festeggiamenti Vaggio, impegnato in questi giorni con una serie di manifestazioni anche non sportive nell'ambito della festa del perdono. Il ritrovo presso il Circolo Arci, sede dell'attivo comitato organizzatore, presieduto da Leonello Sottili, mentre il vice è Paolo Serviti. La gara ha due sponsor di eccellenza, il bar Eldorado con il settimo gran premio e di fronte al quale è posto il traguardo della competizione, e la gran premio Coop Cooperativa di Consumo Vaggio, giunto alla sua 18esima edizione. La Coop Cooperativa di Consumo Vaggio è un punto di riferimento dal 1946 per tutta la comunità di Vaggio e per le zone limitrofe. La corsa, vinta l'anno scorso dall'ucraino Averin dopo i successi precedenti di Filip Jimenez, Mazzantini, Mendolaro, Visconti, che si impose nel 2004, San Vido, Muscelli, Bonuccelli, Parrinello e Randazzo, si disputa su di un percorso di 123 km tra le province di Firenze e di Arezzo, con 4 salite. La salita di Castagneta da Vaggio verso Pian di Scò al chilometro 28, quella da Vaggio verso Cascia e Reggello al chilometro 45, quindi San Giovenale al chilometro 75 e poi il Gran Premio della Montagna di Ostina al chilometro 98, quando ne mancheranno 25 alla conclusione. Direttore di corsa Fabrizio Carnasciali, con lui Enzo Amantini, la giuria con Sergio Sbrilli, Massimo Fanini, Livio Presenti e Matteo Martorini, la scorta tecnica del gruppo Motociclisti Pistoiesi dell'OSCIP, motoinformazione Stefano Fabbri del team Radio Corsa, assieme a lui anche Arturo Parenti, per questa gara che tra gli altri sponsor presenta anche il Credito Cooperativo Valdarno Fiorentino, Banca di Cascia ed il Circolo Arci. Da segnalare al chilometro 43 al passaggio da Vaggio, il terzo passaggio da Vaggio, è posto un traguardo volante speciale del ricordo di Silvano Sorelli. 108 gli atleti al via di 17 formazioni, 165 erano gli iscritti per questo confronto sulle strade del Valdarno, che ha una ottima tradizione e che sicuramente è capace ancora di rinnovare interesse ed attesa da parte degli sportivi, che non mancheranno nonostante che si corra in una giornata feriale. Abbiamo visto le immagini relative al ritrovo, quelle della partenza, mentre ora invece siamo praticamente all'inizio della salita che porta verso Castagneta e Pian di Scò, 6 atleti al comando. Andiamo a vedere di chi si tratta con questa azione, che ha già fruttato ai suoi promotori una 50ina di secondi nei confronti del gruppo. Vediamo, c'è Rocchi, Bonacci, Repici, quindi Camilli, Alessio, Simone Camilli e Rinaldi. Questo per esempio è Simone Camilli, che è della Opla, e questo invece è l'altro Camilli. Tratta di Alessio, che corre nella Vega Prefabbricati Montappone, poi c'è Rinaldi della San Marinese Gruppo Lupi, Bonacci della Malmantile Romano Gaini, c'è Rocchi della Bedogni Natalini Grassi Monsumanese e c'è anche la maglia della Ciclistica Sestese Alessi Pelletterie, è il numero di gara 69 ed è Repici, eccolo qua inquadrato in questo momento. Bonacci conduce con la maglia biancorossa della Malmantile Romano Gaini Tacceti, una delle formazioni sicuramente più in forma in questo momento della stagione, questi 6 protagonisti. La fuga è nata al chilometro 10, il vantaggio è via via aumentato, ora è di 50 secondi, primo piano su Rocchi, l'atleta guidato da Elio Aggiano, che in passato è stato anche ottimo professionista, mentre chiude in questo momento Alessio Camilli con la maglia della Vega Prefabbricati Montagnoli.
partita, pure buona, tutto sommato l'andatura in questi primi chilometri, siamo già attorno al 25esimo chilometro, il passaggio è avvenuto da Vaggio ma non dalla zona del traguardo, il primo passaggio infatti è previsto al chilometro 44 quando gli atleti raggiungeranno Cascia di Reggello. L'accordo fine dai primissimi chilometri di questo tentativo è stato buono e quindi abbiamo visto il passaggio di coloro che sono al comando, mentre tante le casacche del team Futura Matricardi, la formazione guidata da Franco Chioccioli, ecco qua in effetti in questo momento stanno facendo l'andatura nel gruppo gli atleti di questa formazione, ad iniziare da Tapparello numero 89 che sta facendo l'andatura con i compagni di squadra e distacco sempre di circa 50 secondi. Vediamo il gruppo in questo momento in quadrato, ma non c'è grande reazione e quindi il vantaggio dei sei di testa, Rocchi, Bonacci, Repici, Alessio Camilli, Simone Camilli e Rinaldi, è destinato ad aumentare. Dopo il primo passaggio da Vaggio, questo invece sono le immagini relative al secondo passaggio, quando appunto si va in salita verso Pian di Scò, perché dopo il primo passaggio i corridori hanno deviato verso Faella per tornare nuovamente a Vaggio. Ecco, l'azione dei sei continua, il vantaggio si è stabilizzato tra i 40 secondi ed il minuto primo. Per il numero 45 Rocchi della Bedogni Natalini Grassi Monsumanese, 25 Bonacci della Malmantide Romano Gaini Taccetti, 69 per Repici della Ciclistica Sestese Alessi Pelletterie, 155 per Alessio Camilli della Vega Prefabbricati e numero 6 per Simone Camilli della Oplat Track Italia Mavo Valdarno, invece il 162 è per Rinaldi della San Marinese Gruppo Lupi. A proposito di questa formazione, al via quest'oggi anche il vincitore del 95esimo giro del Casentino, il russo Serebriakov, sicuramente uno dei favoriti della prova, già 5 le vittorie ottenute quest'anno, le ricordiamo Ponte alla Chiassa, Poggio alla Cavalla, 2 vittorie in Russia e domenica appunto ad Arezzo nel giro del Casentino. Questo è il suo compagno di squadra di Serebriakov, che l'anno prossimo quasi sicuramente sarà nei professionisti e credo che abbia l'esperienza per questo salto di categoria. Intanto il vantaggio è salito a 1 minuto e 10 secondi nei confronti degli inseguitori. Ne approfittiamo velocemente per ricordare le formazioni al via di questo 47esimo circuito Valle del Resco, 18esimo Gran Premio COP Cooperativa di Consumo Vaggio. Sono l'Oplat Track Mavo Valdarno, l'Abrogio, Italia Energia Pulita Sistemi Innovativi, la Malmantile Romano Gaini, la Reda Mocador, la Bedogni Grassi Natalini, Calzaturia di Monte Granaro, la Ciclistica Sestese, la Fracor, la Futura Team Matricardi, la Campi Bisenzio DF, la Maltinti Lampadari Banca Cambiano, l'Idea Shoes, la Marco Pantani Caffè Mocambo, la Scappa Foresi, la Coppi Gazzera Videa, la Vega Prefabbricati e la San Marinese Gruppo Lupi. Con le immagini siamo sul gruppo in questo momento che accusa 1 minuto e 10 di ritardo rispetto ai 6. Questa è la salita della Castagneta che unisce Vaggio di Reggello a Pian di Scò, in pratica la provincia di Firenze a quella di Arezzo, e questa corsa costantemente si sposta tra queste due province. Ancora andatura tutto sommato tranquilla nel gruppo, quindi riepiloghiamo la situazione. Quando sono stati percorsi circa 35 chilometri dei 123 previsti per questa gara, al comando abbiamo sei atleti: Rocchi, Bonacci, Repici, Alessio Camilli, Simone Camilli e Rinaldi, hanno un vantaggio di 1 minuto e 10 secondi nei confronti del gruppo in quadrato in questo momento lungo questa prima asperità delle 4 previste per questa gara di Vaggio di Reggello. Prima del passaggio dalla zona di Vaggio, dalla zona di arrivo al chilometro
di gara 43 c'era un cambiamento nel sestetto di testa. Restava tardato Repici della ciclistica sestese Alessi Ristorante Gli Alberi, che veniva sostituito dal rientro del friulano, eccolo qua inquadrato, Federico Pozzetto della Idea Shoes MCS Mavras. Quindi nel numero sempre 6 gli atleti al comando della gara, il loro vantaggio una trentina di secondi nei confronti del gruppo. Questa è la seconda asperità di questa 47esima edizione del circuito Valle del Resco. Siamo a Vaggio di Reggello, valevole anche come 18esimo Gran Premio COP, cooperativa di consumo Bar Eldorado. I sei al comando: Simone Camilli, numero 6 della Oplat Track Italia Mavo Valdarno, il 25 Manuel Bonacci della Malmantile Romano Gaini Taccetti, 155 per Alessio Camilli della Vega Prefabbricati, 45 per Luca Rocchi della Bedogni Grassi Natalini Monsumanese Anico, 116 per Federico Pozzetto della Idea Shoes MCS Madras, 162 per Luca Rinaldi della San Marinese Gruppo Lupi. Questi sei atleti al comando. Nel gruppo viene costantemente segnalato il lavoro della Maltinti Lampadari Banca Cambiano nel condurre lo stesso alla caccia dei sei che sono impegnati ora sulla sperità che da Vaggio attraverso Cascia porta a Reggello. Quindi siamo in questo tratto in salita che poi gli atleti dovranno superare ancora una volta fino al bivio per Ostina, dove appunto inizierà il tratto dove è posto il Gran Premio della Montagna, ma questo nella parte finale di questa competizione. Ed eccola infatti la formazione di Alfredo Luddi con tre effettivi, la Maltinti Lampadari Banca Cambiano a condurre l'inseguimento, ad iniziare dal 107 Diego Borgi, che sta facendo l'andatura in questo momento. Naturalmente il vantaggio è sempre attorno ai 30 secondi, buona l'andatura del gruppo, nulla di eccezionale, ma i sei che sono al comando non hanno mai superato un vantaggio di 40-50 secondi. Vediamo in questo momento proprio l'intero gruppo nel tratto in salita. L'organizzazione di questa manifestazione, che ha visto al via 108 atleti, è curata dal team Valdarno Cima Berna, mentre naturalmente anche il comitato organizzatore locale si è dato un grande affare per allestire, nonostante le crescenti difficoltà che sono comuni a tanti organizzatori, questa manifestazione. A tale proposito vogliamo ricordare proprio coloro che fanno parte del comitato organizzatore, oltre a Leonello Sottili, il presidente, e a Paolo Serviti, che è il vicepresidente, anche Ghini, Laghi, Bencivenni, Sacconi, Sarri, Zellini, Del Sala, Billi, Tito Serviti, Renzi, Andrea e Silvano, Salvo, Failli, Granchi, Fiorilli, Francia, Mancini e Lorenzo Sottili. Naturalmente per loro un grande lavoro, mentre la situazione vede in questo momento 5 atleti al comando, e queste sono le immagini relative al successivo passaggio da Vaggio. Siamo al 70esimo chilometro e questa è la strada che porta verso San Giovenale e Pian di Scopo. Terza asperità dunque tra qualche centinaio di metri per questa corsa. Sono rimasti in 5 al comando, ma in questo momento avviene il ricongiungimento. Infatti aveva perso contatto Rocchi della Bedogni Natalini Anico Castelnuovo Grassi, e il vantaggio per i 5 rimasti al comando, vale a dire Bonacci e poi Simone Camilli, Alessio Camilli, Rinaldi e Pozzetto, è via via diminuito ed è stato definitivamente annullato dal gruppo, sempre con gli atleti della Maltinti Lampadari molto attivi. E quindi situazione tutto da rifare. Al chilometro 71 avviene il ricongiungimento ed ora c'è un nuovo allungo che vede per protagonista, ecco, il numero 121 Stefano Di Carlo, un atleta in grandi condizioni di forma in questo periodo della stagione. Si è reso protagonista non soltanto in Toscana, l'atleta
della formazione abruzzese della Marco Pantani Caffè Mocambo, Stefano Di Carlo ha guadagnato qualche decina di metri nei confronti del gruppo, anche se il tratto più duro di questa salita che porta nella zona di Pian di Scò non è ancora iniziato. Sui pedali il battistrada, quando siamo al 74esimo chilometro, ne mancano ancora 50 alla conclusione, ancora poco più di un'ora di gara per questa competizione di Vaggio di Reggello, che si avvale anche della sponsorizzazione del credito cooperativo Valdarno Fiorentino Banca di Cascia, mentre da sottolineare l'apporto del circolo Arci di via Torquato Tasso, e l'arrivo sarà proprio in via Tasso di fronte al bar Eldorado. Sull'attacco di Di Carlo la replica in questo momento anche da parte di altri atleti, ad iniziare da Alessio Cammilli, che ha fatto già parte con la maglia della Vega del tentativo precedente, è stato a lungo in fuga. Ora abbiamo anche naturalmente il gruppo che sta replicando all'azione che si sta sviluppando sulla testa, dove troviamo anche Goronikev, il corridore che l'anno scorso militava nella Gragnano Caselli Sporting Club di Lucca, quest'anno passato nella formazione della Fausto Coppi Gazzera Videa, ma i tre vengono avvicinati perché ora è Michel Fruzzetti il primo a condurre il gruppo, a riportarsi sui battistrada, dove però non ci sta Di Carlo. Infatti ancora l'atleta della Marco Pantani Caffè Mocambo che forza i tempi nel tratto dove la strada è abbastanza stretta. Vediamo in questo momento quella che è la situazione, intanto vediamo alle spalle come si sta sviluppando l'inseguimento al battistrada a Di Carlo, sta salendo con molta decisione Arredondo, che proprio di recente è andato a segno, replica in questo momento anche Davide Tintori, l'atleta pisano della Idea Shoes. Arredondo è sicuramente uno degli atleti da tenere d'occhio, tenuto conto delle difficoltà finali di questa competizione, ed è intanto Tintori che assume decisamente l'iniziativa, un atleta che ha fatto bene anche di recente nelle competizioni alla quali ha preso parte, il quarto posto per quanto riguarda anche il Giro del Casentino. Vediamo in questo momento l'atleta della formazione diretta da Marcello Massini e da Gabriele Balducci, vediamo intanto che stanno replicando anche gli altri, ad iniziare da Famoso della Vega, si sta formando un protoncino con Di Carlo, con Famoso, Arredondo e Tintori, questi quattro che sono al comando. Ora va ad assumere l'iniziativa proprio il corridore della Vega, vale a dire Famoso, numero 154 per lui. L'organizzazione si avvale della direzione di gara di Fabrizio Carnasciali ed Enzo Amantini, Vaggio di Reggello, che ormai da una ventina d'anni ospita questa manifestazione sotto la regia del comitato locale, ma è questa gara che è iniziata molto più lontano, che si avvicina ormai alle nozze d'oro, perché questa è la 47esima edizione del circuito della Valle del Resco. E intanto Tintori, Di Carlo stanno per essere ripresi da una prima parte del gruppo, e la strada in questo momento ci propone proprio l'ingresso in pratica sulla Sette Ponti, quindi è terminata anche la salita di San Giovenale. Si può dire che il gruppo è compatto, c'è stata anche una caduta da parte di Parrinello, l'atleta della Opla Track Italia Valdarno, che però è rientrato, dunque situazione di gruppo frazionato ma sostanzialmente compatto poco prima dell'ottantesimo chilometro. Siamo al finale di corsa per quanto riguarda questa 47esima edizione del circuito Valle del Resco, quando mancavano 26 chilometri all'arrivo, al passaggio in pratica da Vaggio, 17 atleti al comando, Venezia, Orto, Rosini, Parrinello, Tintori,
Balichin, Arredondo, Centra, Famoso, Cicciari, Mazzetto, Giglio, Stacchiotti, Brovelli, Di Carlo, Pacella e Gallo. Questi gli atleti al comando della gara. Lungo la salita di Ostina si aveva però l'uscita perentoria da parte di un terzetto, era infatti Tintori assieme a Di Carlo e Arredondo a mettersi in particolare evidenza, e vediamo ancora in questa fase della corsa che si riferisce al passaggio da Reggello, 5 atleti al comando. Vediamo intanto Arredondo con il numero 135 di gara, un atleta evidentemente in splendide condizioni di forma, il corridore della SCAP Foresi, poi anche Tintori fino a questo momento si sta comportando in maniera splendida, l'atleta della Idea Shoes. Intanto sono cambiate le condizioni del tempo, c'è minaccia di pioggia in questo finale, mentre scatta, lo vedete con il 113 in questo momento, Tintori, controllato da Di Carlo della Marco Pantani Caffè Mocambo, poi c'è anche Arredondo, stanno arrivando anche Parrinello con Famoso, ma intanto ecco il terzetto in questo momento, quando siamo ormai a meno di 20 km dalla conclusione di questa gara per Elite Under 23 organizzata dal team Valdarno Cimaverna e dal comitato festeggiamenti, valevole anche per il 7° Gran Premio Bar Eldorado, uno degli sponsor significativi ed importanti della gara, e anche per il Gran Premio Coop, cooperativa di consumo Vaggio. Tre atleti al comando, Tintori, Arredondo e Di Carlo dietro, e cercano di riportarsi sotto il campione toscano della categoria Elite, lo vedete in quadrato Parrinello, con lui anche il numero 154 Famoso della Vega. Siamo in questo momento al passaggio proprio per quanto riguarda la corsa da Reggello, con questa situazione che vede al comando appunto i tre, ma soltanto pochi metri. Parrinello con Famoso sta rientrando, quindi si forma sicuramente al comando un quintetto, quando siamo praticamente a una quindicina di chilometri dalla conclusione. Infatti siamo al chilometro 104, quindi ne mancano ancora circa 17 al termine di questa gara veloce, condotta ad oltre 41 di media. Sono rientrati dunque Famoso e Parrinello, 5 gli atleti al comando della corsa. Si esce dal Reggello in questo momento per raggiungere naturalmente l'ultimo tratto, quello che attraverso Pian di Scocca, Castelfranco di Sopra, Faella ci porterà a Matassino e poi al traguardo di via Torquato Tasso a Vaggio di Reggello. 5 gli atleti che hanno un vantaggio di una ventina di secondi nei confronti degli inseguitori, che comunque non si sono arresi e che stanno cercando di recuperare il quintetto che viene comandato da Arredondo. Ecco qua Di Carlo in questo momento che assume il comando delle operazioni, tallonato dal toscano Tintori, poi Arredondo, Famoso, quinta posizione per Parrinello, strada a favore, strada in discesa in questo momento per i 5 atleti che sono emersi nel finale di corsa prima di aggiungere a Reggello. Vediamo quella che è la situazione, ora è Tintori che sta facendo l'andatura, Parrinello in ultima posizione, Parrinello che tra l'altro porta sulla gamba sinistra nella zona del ginocchio i segni di una caduta avvenuta in salita, la salita di San Giovenale. Ora vedremo in questo finale se ci saranno ulteriori variazioni, anche perché, ripetiamo, il vantaggio è piuttosto ridotto. Famoso e Parrinello, che sono stati i due atleti che si sono riportati sui tre, si mantengono in quarta e quinta posizione, mentre Di Carlo, Arredondo e Tintori si alternano a condurre il protoncino al comando della gara in questa fase della corsa. Abbiamo detto, sta peggiorando purtroppo il tempo in questo finale, forse lo vedete anche sull'obiettivo, un paio di gocce di pioggia, e non c'è naturalmente a questo punto da sperare
sperare in un miglioramento, ma invece la situazione potrebbe ulteriormente peggiorare. Ma intanto continuiamo a seguire in questa fase la corsa e vedete siamo nella parte conclusiva della gara con gli atleti che sono nella zona di Matassino e sta piovendo, perché quando mancavano una decina di chilometri alla conclusione la pioggia ha aumentato la propria intensità, mentre davanti ci sono stati alcuni rientri ed è un drappello di una dozzina di corridori che in questo momento si sta avvicinando alla conclusione di questa 47esima edizione del circuito Valle del Resco. Non ci sono più difficoltà, ora ci si controlla, ci sono dei buoni velocisti, naturalmente in questo drappello c'è Arredondo che è in grande forma, lo abbiamo sottolineato, ma attenzione anche a Balican, a Balichin e poi anche Parrinello. Vediamo comunque il drappello di testa, c'è Venezia, il corridore del team Futura Matricardi che sta facendo l'andatura, ma davanti c'è un tentativo di fuga in questo momento e c'è anche Gallo che ora si sta muovendo all'inseguimento, c'è parso di Parrinello, l'atleta della Bedogni Natalini, Anico Castelnuovo ed ecco infatti la maglia del campione toscano Elite Antonino Parrinello lanciato in questo tentativo. Oggi ad assistere alla gara anche Riccardo Forconi, Parrinello ha promesso una bella prova in questa competizione di Vaggio e sta effettuandola, perché in questo finale lo vediamo protagonista assieme a Gallo. Anche il siciliano oggi si è reso brillante in più di un'occasione, quindi due siciliani all'attacco, Antonino Parrinello e Corrado Gallo che ha il numero 40 in questo momento, lanciati verso il traguardo di Vaggio di Reggello. Parrinello dopo l'uscita e dopo aver condotto nelle ultime centinaia di metri si è rialzato, ha chiesto il cambio a Gallo che sta facendo l'andatura in questo momento, torna Parrinello con maggiore lena a fare l'andatura, una cinquantina di metri, poco più il vantaggio per questa coppia di siciliani all'attacco in questo 18esimo Gran Premio COP Cooperativa Consumo di Vaggio. Ora vediamo che anche Parrinello sta controllando quello che sta avvenendo alle spalle, quindi vedremo se riusciranno a rientrare, non sono lontani gli inseguitori, ancora una settantina di metri il vantaggio per quanto riguarda i due atleti al comando, i due battistrada, i quali sono condotti in questo momento da Parrinello sotto la pioggia in questo finale di corsa. Parrinello si esalta e trova un alleato sicuramente prezioso, importante in Gallo, quindi questi gli atleti alle spalle, vengono segnalati Arredondo, poi anche Balichin, anche Stacchiotti, Venezia, Centra, anche Di Carlo, Orto, Giglio, sono gli atleti che si trovano alle spalle. Intanto Gallo si porta a condurre in questo momento sulla testa, Parrinello lo sta seguendo, vediamo quello che sta avvenendo nella fase finale di questa corsa, infatti i corridori stanno ormai raggiungendo la zona del traguardo, vediamo Parrinello in questo momento che sta facendo l'andatura con Gallo in seconda posizione, siamo alle battute conclusive, stanno rinvenendo peraltro gli inseguitori in maniera sempre più decisa, siamo ormai a Vaggio, siamo alla conclusione della gara, vediamo infatti il rientro in questo momento degli inseguitori e quindi ci sarà uno sprint tra una quindicina di atleti, intanto ne sono rientrati almeno 7 o 8, quindi siamo all'epilogo conclusivo, è iniziata la volata con Parrinello, con Arredondo nelle prime posizioni ed ecco le immagini dalla telecamera fissa dello sprint con Parrinello, la maglia del campione toscano davanti, Arredondo cerca la rimonta ma nulla da fare, a Parrinello su Arredondo, Balichin, Gallo, Stacchiotti, Centra, Venezia, ora aggiunge anche Orto, poi arriva Di Carlo, siamo alla 9ª posizione e in 10ª infine Giglio. Dunque questo l'ordine d'arrivo, primo Parrinello, secondo Arredondo, terzo Balichin, quarto Gallo, quinto Stacchiotti, poi Centra, Venezia, Orto, Di Carlo e Giglio nell'ordine. Sì.
Ed eccoci con Antonino Parrinello, se l'operatore scende con la telecamera, i segni della caduta avvenuta lungo la salita di San Giovenale. Nonostante questo, sei stato un grande protagonista, Antonino, nel finale ed è arrivata la vittoria con una grande volata. Sì, sì, è arrivata la vittoria con una grande volata. Come ho già detto prima, oggi sono caduto in salita e ero partito per fare la corsa. Queste due corse, diciamo, mi era andato un pochino male, ci tenevo a far meglio, però è arrivata oggi, sono molto soddisfatto. Oggi mi ha reso molto felice, è una grande vittoria per la squadra, non è stato soprattutto Antonino Parrinello. Io ci ho messo del mio piccolo, in più ci hanno messo i compagni. Come ripetevo prima, sono caduto in salita, ho visto tutto il team Opla fermarsi, lasciare le bici in mezzo alla strada. È stato un gesto che mi ha fatto quasi commuovere lì. Da lì in poi ho tirato tutta la grinta che avevo e è stato un gesto veramente bello dei miei compagni. Magari siamo sempre nominati soliti, ma anche quell'altro non sono nominati, fanno sempre il suo lavoro e sono davvero dei grandi corridori, anche tutta la squadra. Antonino, ma ce la facciamo a passare professionista oppure no? Guarda, io quest'anno ci credo, c'ho della gente attorno che mi ci sta facendo credere, perché avevo perso un po' gli stimoli anche dopo l'annata dello scorso anno, anche in corsa ogni tanto ho le gambe, però non tiro fuori tutti gli stimoli, la grinta che c'ho in me. Proprio ieri sono andato a parlare con Forconi e mi ha detto: domani ti vengo a vedere, pensa solo a tirare la grinta, ed è riuscito a farmela tirare e si è visto il risultato. Quindi grazie a lui, ma grazie a tutti gli sponsor, insomma la squadra è veramente il top. Grazie Antonino, davvero complimenti, Carlino Cardinali per la Opla Track Italia Mavo Valdarno. Claudio, Carlino, una bella vittoria quella di oggi di Parrinello, la 13ª per quanto riguarda la stagione 2011. La 14ª, se ben preciso, perché ne abbiamo 22 anche in Bielorussia. Niente, è stato veramente grande, ma più che altro bisogna ringraziare anche la squadra, perché ha avuto dei compagni favolosi che si sono impegnati. Quando è cascato tutte e sette si sono fermati chi gli voleva dare la bici, pur di riportarlo, e l'hanno in tempo di nulla l'hanno rimesso e lui dopo ha fatto il resto. Io che devo dire, sono contento, la gara organizzata da Team Valdarno Cimaverna ha vinto un mio corridore, più di più con la maglia di campione toscano per la prima volta. Cosa devo dire, sono contentissimo, veramente ringrazio questi ragazzi perché sono favolosi. Grazie Carlino, concludiamo qui da Vaggio di Rigello ricordando il successo di Antonino Parrinello, al secondo posto Arredondo, uno dei favoriti della prova, terzo Baliken, quarto Gallo, quinto Stacchiotti, ed è tutto, grazie per averci seguito, a tutti buon proseguimento di serata.